questo è suo. Ma sì, sta. C'è il megafono, c'è il megafono del coordinatore. Ci possiamo anche sentire. Questo ci costringe ad essere un pochino più attenti, ma questo non ci fa male. Quindi sentite, giusto? Sì. Allora, intanto benvenuti. L'incontro di oggi è una sorta di seconda puntata di un primo che abbiamo fatto qualche settimana fa con i commercianti delle zone ticinese, piazza 24 Maggio, dintorni. Qua siamo in zona 6. E la necessità di fare questo incontro perché abbiamo fatto che per diversi di loro, molti di loro, la conoscenza di questo cantiere che è partito in Darsena, che infatti avrà una sua, un suo svolgimento, un suo ritmo, era necessario, come dire, presentargli questo percorso di cantiere di lavorazioni, perché devono fare loro attività anche di investimento e quindi capire cosa succederà nei prossimi mesi, il prossimo anno, e in base a quello non può realizzare il proprio mestiere. Quindi abbiamo fatto questo incontro con loro, l'ingegner Frezza, che è qui presente anche questa sera, ha presentato il piano di attività che si sta evidentemente andando a perfezionare, perché in questo momento il fuoco del cantiere è su Darsena e a breve partirà una seconda operazione importante, che è la costruzione del nuovo mercato comunale coperto, per poi abbattere l'esistente e trasferire, cioè prima trasferire, poi abbattere le persone che lavorano all'interno del mercato. Quindi il pacchetto partiva da lì e aveva a che fare con un'esigenza di informazione rispetto appunto a questa parte. Con i cittadini ci eravamo lasciati con questa mezza idea di ritrovarci qua, appunto, zona 5 e zona 6, per discutere insieme della parte che riguarda in particolare questo tratto, l'ultimo tratto, potremmo dire che è la coda della via d'acqua, o la terra, qualcosa di comune vuole vederla, e quindi Darsena, piazza 24 Maggio, poi il tratto di Naviglio che va dalla Darsena fino al ponte di Via Valeria, quindi il pezzo, come dire, più storico della città, quello, come dire, più denso dal punto di vista del tessuto urbano che si è costruito in questi secoli, quindi è molto consolidato, molto fitto. E il progetto, come voi sapete, o forse sapete, prevede la sistemazione, perché dal ponte del Naviglio fino a San Cristoforo FS, quindi allo scalo, prevede anche la sistemazione dell'alzaia, quindi delle sponde, parapetti di illuminazione, la pista ciclabile pedonale, ciclopedonale lungo l'alzaia, fino ad arrivare appunto ad una parte che in questo momento è ancora dismessa, anche se in parte di proprietà comunale, come prevede lo Stato, che è il punto in cui il Naviglio viene abbandonato e la via d'acqua prende un altro corso, il secondario, il cosiddetto Villorese, che collega questo pezzo appunto di Naviglio con il sito di Esso, poi si andrà ancora più su, fino a Villorese. Però so che c'è questa sera la presenza di persone, gruppi che fanno riferimento al progetto in quanto tale, nella sua estensione. Noi riteniamo la cortesia di poter avere un momento, primo momento in cui raccogliamo le informazioni, in cui dedichiamo l'attenzione a quello che era comunque nel nostro programma, cioè spiegare a chi abita in queste zone e chi abita qui vicino quali sono i compiti e i lavori che fondamentalmente Expo, Comune di Milano, chi si troverà a lavorare, chi è MM, hanno, come dire, ormai il compito di svolgere, il ruolo che hanno, quindi il compito che devono svolgere rispetto a questo pezzo di via d'acqua, che è appunto, come vi dicevo, l'ultimo sforzo. Dopodiché noi siamo qui e quindi, se fatta questa discussione, vuol dire primo tempo, vogliamo aprire una fase in cui discutiamo del secondo tempo, io me lo immagino un po', perché arrivano voci, segnalazioni sul treno, sul parco Pertini, eccetera eccetera, qualcosa appunto nel senso delle zone 7-8 da questa parte qua è transitata, qualche cosa che anche io ne so, e quindi possiamo anche valutare e confrontarci su questo tratto. Però per rispetto di tutti qui, sapendo che affrontare questo pezzo di storia, vi chiedo di avere la pazienza di indicare il primo tempo a questo pezzo di storia. La cosa avviene in modo molto semplice: l'assessore Malagni, ingegner Frezza, l'assessore Vergara, l'assessore D'Alfonso presenteranno qual è il piano di attività dei lavori, come si organizzerà il cantiere per rispondere a queste esigenze, che tipo di tempo ha questa struttura, questa operazione. Dopodiché le domande, finito il primo tempo,
se gli va, se non gli va perché mi farò mandare lo stesso, affronteremo il secondo pezzo. Ripeto anche per ragione che qua ci sono cittadini che hanno potuto sentire questo pezzo. Il piano di attacco è chiaro, quindi se siamo pronti con l'ingegner Frezza potremo partire su questo pezzo. Darsena, piazza 24 maggio, e poi il pezzo del Maviglio che va a Darsena fino a Pontedera. Grazie.